La ripresa delle lezioni in aula anche nel Biellese da questa mattina mette sicuramente a dura prova il sistema. In queste ore di maggiore diffusione dei contagi incute anche non poco timore. Intanto quello che emerge da subito, a poche ore dal suono della prima campanella, è un quadro critico ma assolutamente monitorato. Dal provveditorato scolastico provinciale il dottor Edoardo Agostino precisa che tutti gli istituti scolastici del Biellese sono aperti, seppur ovviamente con un numero elevato di assenze tra gli alunni. Mentre per quanto riguarda i docenti che non hanno ancora proceduto all'inoculazione del siero anti-Covid, si parla di una percentuale ridotta, che come nel resto d'Italia non arriva al 10%, dato che fa riferimento però unicamente ai docenti di ruolo. Ora i numeri sappiamo che sono e saranno in continua evoluzione, ma già da ora si percepisce una criticità che pare però gestita senza particolari patemi. Se parliamo del liceo scientifico Avogadro di Biella, il dirigente Dino Gentile precisa che questa è la settimana di inizio degli scrutini, con il blocco della prosecuzione del programma didattico e con il ripasso ed il recupero delle competenze, quindi è tra l'altro più semplice gestire l'evolversi della situazione. I dati: sono 237 i ragazzi assenti questa mattina su un totale di 1151, con una percentuale del 18%. I docenti assenti sono 24 su 131, con il 18% di assenti per vari motivi, e se parliamo di personale ATA sono 8 coloro che questa mattina non si sono presentati al lavoro su 51 totali. Il preside del liceo precisa anche che la didattica a distanza è prevista per tutti coloro che sono a casa e che al momento è tutto assolutamente sotto controllo. Per l'applicazione delle nuove disposizioni su quarantene e vaccinati ci stiamo adeguando ed è fisiologico un breve periodo di assestamento, così ha chiosato Dino Gentile. Se ci spostiamo a Cossato, la situazione non cambia di molto. Il liceo del Cossatese Vallestrona, al primo suono della campanella questa mattina, erano 50 gli alunni in DAD su 700 totali. Per quanto riguarda gli insegnanti, sono 4 i docenti positivi al Covid, 2 i sospesi e pochi altri in malattia con varie motivazioni. Nessuna classe interamente in DAD. La preside Tamburelli afferma che è un periodo difficile, ma che solo nelle prossime ore potremo renderci conto della situazione effettiva e soprattutto della diffusione del virus. Ora si procede in presenza in tutte le scuole del Biellese di ordine e grado e seguiranno sicuramente aggiornamenti.